Michael Varrutti, sei arrivato a ritiro in corso, ti chiedo le tue sensazioni in questi primi giorni in Amaranto. No, sensazioni sicuramente molto positive. C'è un bel progetto e di sicuro quando sono arrivato qui, quando mi ha chiamato all'Arezzo, era difficile dir di no per la società che si è creata e si sta creando, e col mister sta facendo un bel gruppo. Stiamo lavorando bene e adesso aspettiamo solo di arrivare domenica alla prima uscita stagionale. Ecco, un gruppo molto giovane, comunque hai esperienza in Lega Pro, ti senti responsabilizzato? Comunque tu sei uno tra virgolette di quelli più esperti in questo organico. Beh, di sicuro, nel senso, siamo i più vecchi, saranno quelli che daranno un po' più la mano a quelli più giovani per la loro prima esperienza magari in categoria. Si sa che la Serie C non è una categoria facile perché si vede calcio e agonismo nello stesso tempo, dunque loro non avendolo mai fatto, magari speriamo non si trovi di difficoltà. Saremo noi bravi vecchi a gestire un po' la situazione e a dargli dei consigli per approcciare meglio possibile la categoria nuova. Ecco, in questo modulo sul quale sta lavorando dal canto, cosa vi chiede a voi terzini in particolare? No, di sicuro di spingere, di dare una mano, oltre a fare bene la fase difensiva, di spingere anche parecchio. Infatti io, Cerchio e Luciani, siamo due terzini di spinta. Ci manca la condizione, ma è normale. Questo periodo qui penso che sia normale non avere ancora la condizione ottimale. Piano piano si troverà. Di sicuro è un modulo dove si gioca molto più centralmente, nella zona dentro il campo, però nel senso sa il mister le caratteristiche che abbiamo anche noi due terzini, dunque daremo sicuramente contributo anche a livello di spinta. Tu hai vinto la Serie D, frequenti la Serie C da diversi anni, insomma ti ricordavi un'estate così incasinata, se possiamo usare questo termine, per la categoria? È un periodo, diciamo tra virgolette, difficile per il calcio in generale, perché si vede anche che in categorie superiori sono in difficoltà. E quando iniziano da sopra i problemi, giustamente di conseguenza dopo anche sempre più giù fai fatica. Speriamo che questo momento passi, perché il calcio italiano deve tornare ai livelli di una volta, nel senso anche la Serie C che torna ai livelli di qualche anno fa. Ma di sicuro tornerà, perché comunque ci sono tutti i presupposti che torni tutto come una volta. Tu sei un classe 90, eppure sei uno dei più anziani, no? di questo gruppo. Ti chiedo se il tetto degli over e il fatto che in C debbano giocare tramite incentivi anche economici per le società giocatori giovani è un modo per risolvere i problemi oppure no, secondo te? No, quello di sicuro, perché ormai adesso, per come sta andando anche in Italia in generale, nel senso è un aiuto che comunque a livello societario dà una mano. Di sicuro si è visto in questi anni che il livello della C è leggermente calato rispetto a qualche anno fa. Io quando ero giovane non avevo la possibilità di giocare e che la società abbia un riscontro economico, dunque quando ero giovane io comunque il posto me lo guadagnavo. Ora giustamente ogni società fa i propri interessi, nel senso, perché giustamente anche a livello economico non c'è differenza tra adesso e 10 anni fa. Dunque ogni società ha la sua mentalità, il suo modo di lavorare, cercando di fare le cose meglio possibili e non creare situazioni paradossali come sono già successe negli anni precedenti. Grazie.